Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, faremo un bel make up con i trucchi che ho trovato su Shein. Io non so cosa aspettarmi, vedremo. Non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito. Partiamo con questo bel primer di Shein. Lo vado a prelevare con la sua spatolina e lo vado ad applicare. Allora, la texture è molto cremosa, è un po' oleosa, quindi non lo consiglio a chi ha una pelle grassa. Non mi sembra esageratamente potente, vi dico la verità. Mi è venuta questa idea grandiosa di fare prima gli occhi, perché io non so come si comportano questi ombretti. Potrebbero fare un sacco di fallout, zero fallout, essere pigmentati, non pigmentati. Vado a mettere prima un po' di primer sull'occhio e poi possiamo iniziare. Partiamo con questa bella palette. Vorrei fare un trucco un po' pazzo sui toni del viola e del giallo. Sicuramente voglio usare questo anche. Nella crease dell'occhio partirei con un bel rosa. Io andrei con questo pennellino qua ad applicare il mio rosa. Qua vedo che è molto polveroso. Pronto? Non ho capito il gioco. Dov'è questo rosa? Adesso sto facendo molte passate e lo inizio a vedere, ma molto poco lo vedo. Vado a metterlo anche qui. Allora, pigmentato direi per niente. Bene, dopo che ho messo questo rosa impercettibile, vado a mettere un po' più sotto il lilla. E ecco, anche il lilla ci delude. No, vabbè. No, God, please, no, no! No! Che tristezza, io avevo tutto un piano per questo make-up. Sembrano tipo i trucchi dei bambini. Come facciamo a dare definizione a questo make-up qua? Che amarezza. Al secondo quintale posso dire che un minimo si vede. A questo punto, visto che non ho dato nessun tipo di definizione, vado con questo colore qua a provare a darci un minimo di definizione. Leggermente, questo lo vedo un po' più scuretto. Sì, però è imbarazzante, posso dire. Wow! I just explained the reason. What was the reason, bitch? Ok, riprendiamoci da questo trauma. Andiamo a mettere qua un po' di giallo, vediamo. Sono terrorizzata. Questo giallo non è un colore molto pigmentato, però insomma, almeno si vede. E io mi volevo allungare anche un po' qui con il giallo. Dove stiamo andando con questo make-up? Stendiamo un velo pietoso, verrà un make up orribile. Nella palpebra interna vado a mettere questo molto perlato, cioè delle perle grossissime, non so che dire. Però allora, questo, devo dire la verità, è il meno peggio di tutti. Osceno, posso dirlo? Allora, visto che questi colori sono osceni, io nell'altro occhio provo gli altri colori, perché magari ci regalano più gioie. Quindi andrò a fare un make-up sul verde. No, raga. Verde inesistente, giuro. Che palette di merda. Tra l'altro, nelle recensioni, tutti che facevano sti complimenti a sta palette, ora ditemi voi come l'avete usata sta palette. È allucinante. Qua dopo 50 passate di verde, si vede ma non si vede. Vado a prendere il verde più scuro. E lo metto qua nel... Oh, questo già si vede di più. Vado a sfumare un po' verso l'esterno. Che fatica. Vado a fare una sorta di cut crease per vedere se qua qualcosa potrà mai attaccare. Fatta la mia cut crease, vado ad applicare un po' di verde qua. Un po' di giallo al centro. Qua usare i pennelli di Shein si sta rivelando inutile, perché non ci sono pennelli piccoli da precisione, quindi ne utilizzerò anche degli altri. E qui nella palpebra interna vado a usare questo qua brillantoso verde. Come sempre dobbiamo fare 200 passate, ma sta saltando fuori qualcosa di decente. Un minimo si vede che stiamo usando dei colori piuttosto che l'altro, no? Posso dire di essere semi soddisfatta, ma molto semi. Non saprei neanche come recuperarlo l'altro, sinceramente, che io voglio usare solo i prodotti di Shein, quindi non mi va neanche di andare a aggiungere linee d'eyeliner che non ho preso su Shein, oppure altri ombretti, cioè no.
questo è, questo ci teniamo. Andiamo con la base, vediamo se si sistema un attimo qualcosa. Prendiamo il fondotinta e lo vado a stendere con questo pennello da fondotinta, sempre di Shane. Allora, il colore perlomeno è quello giusto, direi. Il pennello con cui sto stendendo non è il top, non è abbastanza fitto. Il problema è che, non so se vedete, ma... cioè, fa proprio la riga. Io non so come fare. Che fail questo video. Steso il fondotinta, messo anche il correttore. Io questo occhio non riesco a guardarlo, cioè veramente. Ho messo il fondotinta, vi dico la verità, sta attaccando bene. Cioè, sinceramente, sarà che poi ho anche la pelle secca, ma ci sta a settarlo e tutto. Però non mi dispiace. Adesso andiamo a mettere la cipria in polvere libera. Vediamo come, che gioie ci darà. La vado a mettere con questo pennello qua. Un po' di plastica, vi dico la verità. È che sti pennelli, ragazzi, cioè, sono o troppo grandi o troppo piccoli. Cioè, questo per stendere la cipria è piccolo. Non mi sembra malaccio. Non mi sembra che faccia effetto cakey. Matita per le sopracciglia e inizia a disegnare i peli. Secondo me non è per niente male, perché disegna i peletti, direi, molto bene. Se ci andiamo dopo con la spazzolina, comunque quello che abbiamo disegnato rimane, quindi non male. Io andrei a terminare il trucco occhi. Io qui sotto sinceramente andrei di nuovo con il lilla. L'unica cosa che mi sembra possa avere un qualche tipo di senso, ormai quest'occhio è irrecuperabile. E andiamo con un pennellino più piccolo qua all'inizio della rima inferiore, con di nuovo questo qua. Mi allungo anche un po' qua per dare luminosità. Torniamo al nostro amato verde, con il verdone qui. Sfumiamo un po' verso l'alto sempre. Vado con il verde brillantoso qua davanti. E così. Dai, questo non è male. Sono spaventata a morte da questo mascara. Prima vado con quello della lunghezza. Mi sembra che separi molto bene le ciglia. Mi sembra che questo mascara prenda poco prodotto. Allora, questo è l'effetto del mascara allungante. Non mi sembra che allunghi più di tanto. Non che io abbia già delle ciglia lunghe di mio. Non so, io sono demoralizzata, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Sarò una lamentela continua fino alla fine del video. Scusate. Passiamo al volumizer di questo bel mascara. Allora, partendo dal presupposto che io questi scovolini non li amo particolarmente, io vedo il volume, la differenza del volume delle ciglia, io le vedo. Non il miglior mascara del mondo, ma neanche il peggiore, secondo me può starci. Adesso io passerei al contouring con la palette Dune, con questa terra qua. Andiamo con questo, vediamo. Commento a caldo, almeno si vede. Questo pennello è molto piccolo per fare questa cosa qua, però almeno il colore si vede, non mi dispiace. Forse è un po' caldo per la mia carnagione. Vado anche qua. Con un pennello un po' più piccolo vado a fare un piccolo contouring anche al naso. Palette viso per niente bocciata, mi piace, carina, pigmentata finalmente. Andiamo con il blush, questa palette qua, vabbè, usiamo questo. Con quale andiamo? Con quale andiamo? Io ne proverei un paio, uno da una parte, uno dall'altra. Questo di qua, questo di qua. Mi sembra che si vedano, poi a me piace abbondare con il blush. Questo scuretto, forse un po' esagerato, no. Not bad. Per concludere in bellezza, nel naso vado con questo. Questo è veramente scuro. Sì, per la mia pelle è decisamente scuro. Direi che l'unico che si salva per la mia pelle, nonostante io avessi preso la più chiara, è il primo. Come illuminante, visto che manca questo step, io direi che qua io non posso andare a tocciare da nessuna parte. Sono scurissimi. L'unica cosa che secondo me ci rimane da fare è tentare di illuminare con il nostro amato centrale, che forse è l'unico pigmentato. Vado con un pennello piccolo qui. Non avevo pensato che questo illuminante, cioè questo ombretto, purtroppo ha una perla gigante, quindi qua sembra che io mi sia cosparsa di brillantini. Per l'altra parte io mi azzardo ad usare come illuminante questo, perché tanto ormai qua stiamo sperimentando, qua siamo nel piccolo laboratorio del trucco. La perla è più piccola, quindi secondo me più adatta. Ne metto un pochetto anche sul naso.
siamo quasi arrivati alla fine di questa tortura. Ne metto un po' anche qui sopra, un po' qua dell'altro. Ok, make up finito. Io sinceramente non so troppo che dire. Non lo so, perché allora ci sono state parti deludenti, parti semideludenti, parti che vabbè, però non c'è stato niente che mi ha fatto dire wow, belli sti trucchi di Shane, ricompriamoli, mai più. Però secondo me ci sta testare, no? Quindi tutto sommato alla fine di questo test cosa possiamo dire? Possiamo dire che la palette di ombretti ce ne sono uno o due che funzionano, che sono leggermente pigmentati, ma comunque non ne vale la pena, cioè la maggior parte degli ombretti sono imbarazzanti. Colore brillantoso non mi dispiace, questo che non mi dispiace, l'azzurro non l'abbiamo provato ma secondo me è il compare di questi qua non pigmentati, il giallo non male, palette viso mi è piaciuta, poi in realtà ho provato solo la terra ma il resto era troppo scuro per me, blush ok, scuri, nonostante io avessi comunque preso la tonalità più chiara e io non sono pallida pallida, quindi io mi immagino una ragazza o un ragazzo che sono molto pallidi prendono una palette che all'apparenza è la più chiara su Shane, si trovano a poter usare una chal delle tre che ci sono forse, quindi non mi sento di promuoverla. Pennelli bocciatissimi, troppo piccoli quelli per il viso, troppo grandi quelli per gli occhi. Mascara, mi sento che sia l'unico prodotto che posso promuovere perché comunque tutto sommato non è male. Matita per le sopracciglia, io mi sento di promuoverla. Disegna per bene il pelo, il colore mi sembra quello giusto. Il fondotinta, sinceramente io mi sento di promuoverlo perché comunque me lo sento bene addosso, non è estremamente coprente, il mascherone non lo fa per niente, rimane molto naturale sulla pelle. Anche prima di mettere la cipria l'ho sentito molto bene, quindi sono contenta. La cipria io mi sento di sni, perché ha un odore secondo me un po' plasticoso, cioè non so che ingredienti abbia ma non mi sembra di ottima qualità sinceramente. Direi che però setta tutto abbastanza bene, quindi non mi sembra malissimo. Tutto sommato ragazzi non sono per niente soddisfatta, l'occhio verde non mi dispiace per niente, lo farei anche per uscire, non è male. L'altro non esiste, cioè qua non so se vedete ma qua non attacca, cioè io continuavo a passarci del lilla ma qua non attacca. Ok che li ho pagati poco ma non ne vale la pena se uno poi non li può utilizzare, quindi tutto sommato non li ricomprerei, non ve li consiglio se non appunto questi pochi prodotti di cui vi ho parlato. Finito questo make up test, questo è il risultato, faccio un po' un close up se riuscite a vedere bene. Che dire, siamo arrivati alla fine di questo video, mi sembra di aver attraversato un'odissea per fare questo make up, sono un po' delusa come ho già detto mille volte e niente, spero che vi possa essere utile questo video per un po' capire che livello di qualità possa esserci su Shane a proposito di trucchi. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi do un bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete like se questo delirio di make up vi è piaciuto e vi è tornato utile. Commentate se vi va e ciao!